Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia miopia. La miopia è il difetto della vista più diffuso, interessa il 30% della popolazione europea e costituisce la più comune delle alterazioni dell'occhio. Nel miope la vista da lontano è ridotta e gli oggetti appaiono sfocati. Questo perché l'occhio ha un difetto di rifrazione che si traduce nella difficoltà di mettere a fuoco. Infatti i raggi luminosi provenienti da oggetti lontani cadono su un piano opposto davanti alla retina, generando un'immagine retinica confusa. Che cos'è la miopia? Talvolta la miopia può essere accompagnata anche da alterazioni della retina in grado di compromettere la funzionalità visiva. In presenza di alterazioni della retina centrale, negli occhiali e nelle lenti a contatto consentono una vista nitida e immagini non sfocate. In questi casi la chirurgia refrattiva per ridurre la miopia non può fare aumentare i decimi, ma permette di acquistare maggiore acutezza visiva senza necessità delle lenti, oppure utilizzando lenti con diottrie più ridotte e quindi meno ingombranti ed esteticamente spiacevoli. La diottria esprime proprio la potenza delle lenti necessarie a un occhio miope di vedere bene. Nei casi di miopia progressiva, dovuta ad un progressivo allungamento del bulbo, la chirurgia può correggere il difetto refrattivo presente al momento dell'intervento, ma non elimina la tendenza ad un aumento della lunghezza del globo oculare e quindi non può evitare il peggioramento della miopia. L'acutezza visiva esprime la prestazione visiva raggiungibile da ciascun occhio. Si misura in decimi, facendo leggere su tabelloni appositi lettere o numeri. Quanto più piccoli sono i simboli riconosciuti, tanto maggiore è l'acutezza visiva. Gli occhi sani hanno una capacità visiva di 10 decimi, 10, 10. Quali sono le cause della miopia? Le cause principali della miopia possono essere: bulbo oculare più lungo del normale, curvatura della cornea o del cristallino maggiore della norma, eccessivo potere refrattivo del cristallino, miopia d'indice. Quali sono i sintomi della miopia? Per vedere nitidamente il miope ha bisogno costantemente, alla guida o nelle attività di tutti i giorni, degli occhiali e di lenti correttive che permettono di dirigere in modo appropriato raggi di luce in modo da formare immagini nitide sulla retina. I sintomi della miopia possono includere: visione sfocata quando si guardano gli oggetti lontani, la necessità di strizzare gli occhi per vedere chiaramente, mal di testa per l'affaticamento degli occhi, diagnosi, visita oculistica con misura dell'acutezza visiva. La diagnosi di miopia avviene durante la visita oculistica con la quale si misura l'acutezza visiva e vengono determinate con precisione le diottrie del difetto visivo, anche con l'ausilio di gocce cicloplegiche che provocano la dilatazione della pupilla e una difficoltà nella messa a fuoco. La miopia viene espressa in diottrie durante una visita oculistica. Semplificando, corrispondono al potere della lente necessaria per vedere nitidamente i simboli sul tabellone. Trattamenti: si può correggere la condizione con occhiali o lenti a contatto. Un'altra opzione di trattamento per la miopia è un intervento chirurgico. La chirurgia fotorefrattiva si avvale dell'utilizzo del laser ad eccimeri. L'energia del laser interrompe i legami fra le molecole e provoca una evaporazione del tessuto bersaglio senza danni sui tessuti circostanti. La sezione di chirurgia refrattiva del centro oculistico dell'Istituto Clinico Humanitas possiede un laser ad eccimeri di ultima generazione riconosciuto come uno degli strumenti chirurgici più all'avanguardia presenti attualmente sul mercato mondiale. Tecniche di chirurgia di superficie che comprende: PRK, una variante la PRK transepiteliale customizzata, una delle tecniche più all'avanguardia attualmente utilizzate, LASIK e PILASIK. Tecniche di chirurgia intrastronali, LASIK, chirurgia refrattiva customizzata, indispensabile in presenza di aberrazioni di alto ordine, permette un ulteriore miglioramento della qualità dell'immagine retinica ottenuta dopo l'intervento, implementando ulteriormente la qualità visiva ottenuta con l'intervento. Prevenzione: visite oculistiche di screening già dall'età di 4-5 anni e se si ha familiarità per patologie oculari addirittura prima di questa età. Fonte: informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.